Ciao a tutti ragazzi, bentornati a casa Nintendo. Allora, io di solito non faccio video di commento così a caldo su news ed eventi, però c'è sempre una prima volta, giusto? Perché questa mattina ho davvero l'urgenza di condividere con voi il bellissimo risveglio che ho avuto. Perché allora, come sapete, ci sono stati i Game Awards questa notte e prima di tutto sono felicissimo che Zelda si sia portato a casa il premio di gioco dell'anno. Alla fine più ci penso e più sono convinto che il premio sia meritatissimo. Sì, più di Mario, bisogna dirlo. Quindi complimenti a Nintendo per la strage di premi che si è portata a casa, perché non è solo Zelda gioco dell'anno, è anche il miglior action adventure. Beh, effettivamente se il gioco è il migliore dell'anno, sarà anche il migliore della sua categoria, no? Miglior studio, Mario miglior gioco per famiglie, quindi hanno veramente fatto incetta di premi. Ma ciò che conta davvero sono gli annunci fatti durante l'evento. Io sono andato a dormire parecchio tardi ieri sera, o forse era meglio dire parecchio presto questa mattina. Non perché avessi intenzione di seguire gli awards, ma stavo lavorando dei video, avevo comunque Twitter aperto e seguivo tutto quanto tramite quindi le notifiche. E poco ci è mancato, ragazzi, che non mi mettessi a urlare nel cuore della notte. L'unico motivo perché non l'ho fatto è perché avevo paura di svegliare Marta e i vicini. Come avevo previsto, hanno presentato il secondo pacchetto DLC di Zelda con un bellissimo trailer. E avevo previsto anche l'effetto sorpresa del disponibile da oggi, quindi brava Nintendo, brava, perché non poteva esserci occasione migliore per una mossa così cazzuta. Dal trailer si capisce poco per quanto riguarda la trama, onestamente, però si vedono delle cose molto interessanti e personalmente mi incuriosisce molto il dungeon con tutti quegli spunzoni aguzzi, perché è un po' diverso da quello che abbiamo visto nel resto del gioco. E la moto, beh, la moto vale da sola l'acquisto del DLC, ragazzi, figata assurda. DLC che tra l'altro io non ho ancora comprato, perché appunto aspettavo di vedere la moto, ecco, ora posso spendere 20 euro tranquillamente, proprio con la coscienza pulita. Poi, allora, immaginatevi come ero preso alle 4 di notte a scrivere recensioni mezzo addormentato. Leggo su Twitter che sale sul palco Reggie. Ma fantastico! Poi, nel messaggio seguente, scolgo come prima cosa un 1 e un 2. E io subito mi incazzo come una bestia perché penso subito che sia, che ne so, un aggiornamento di 1-2 Switch, davvero. C'è davvero creduto, ragazzi. Poi leggo meglio e vedo il nome di Bayonetta. E io è una cosa che ho sempre detto, Bayonetta doveva arrivare su Switch. Cioè me l'aspettavo, era solo una questione di tempo. Perché fra tutte le esclusive Wii U è quella che può far più gola ad un pubblico non nintendaro. E viene ad arricchire notevolmente la lineup di Switch. Cioè, non so se vi ricordate, quando hanno annunciato Bayonetta 2 su Wii U, c'era gente che si lamentava di questa esclusività. E ora portarla su una console che ha molto più successo e quindi può avere un pubblico molto più vasto è solo una cosa intelligente e logica da fare. Quindi sapevo che il porting sarebbe arrivato. Ma Dio santo, ragazzi, mai mi sarei aspettato l'annuncio del terzo capitolo. Volevo davvero urlare ieri sera. Allora, per il gioco, certo, per gli annunci, ma soprattutto perché Nintendo ha dato un'ulteriore dimostrazione di forza. Non ho mai visto una Nintendo così agguerrita e così astuta ed intelligente, capace di utilizzare il palco giusto per promuovere i giochi giusti. Questi awards aumentano ancora di più il prestigio del marchio Nintendo anche agli occhi dei detrattori, ragazzi. Cioè, un sacco di premi, un sacco di giochi, il futuro di Switch è sempre più roseo e io non potrei esserne più felice, davvero. Oh, e non dimentichiamo il premio di miglior strategico vinto da Mario Rabbids. Che grandissima soddisfazione. Cioè, se ancora non ci avete giocato, ragazzi, non lasciatevelo scappare, perché è una delle killer application di Switch. Oltretutto, oggi arriva la modalità Versus. Mi sono sempre chiesto come mai mancasse una modalità del genere, cioè, me la sono sempre figurata divertentissima, giocare contro un amico, poter scegliere le squadre, i personaggi, deve essere fantastico. Ed è davvero bello constatare con quanto amore Ubisoft e il team di Davide Soliani stiano seguendo questo progetto. Sono contentissimo e fa ben sperare per il futuro, per i prossimi progetti di Ubisoft e i prossimi giochi di Davide, cioè gli auguro veramente tutta la fortuna del mondo. Non vedo l'ora davvero di provare questa modalità Versus, anche se non so bene con chi. Sai che devo cominciare a dare lezioni di Mario Rabbids a Marta. Bene ragazzi, allora per il momento è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate di video del genere o se piacciono potrei farne altri in futuro. Alla prossima, ciao!